Vi voglio dare la mia opinione sulle tante notizie che si sono lette in queste ultime ore, in questi ultimi 2 giorni, circa l'eventuale assetto futuro del Milan, Ragnik, Pioli, eccetera, eccetera. Oggi giornata di vigilia, domani il Milan gioca col Sassuolo, partita molto bella perché giocano 2 squadre molto in forma. Oggi ci sarà la conferenza stampa di Pioli. Nel prossimo video della giornata vi dirò qualcosa sulla formazione e sulle parole di Pioli. Ma oggi voglio parlare di quello che si è letto. Allora, secondo me, oltre che mi dicono non vera la possibilità che Ragnik arrivi come direttore sportivo con Pioli come allenatore, bene, prima cosa mi dicono che non ha fondamento questa notizia. La seconda cosa, io aggiungo, meno male, perché sinceramente mi sembrerebbe di mettere insieme il riso in una stessa pentola, il riso e la pasta. Non c'entrano niente uno con l'altro, ci sono delle filosofie diverse. Ha lavorato, sta lavorando benissimo Stefano Pioli, se la proprietà, e mi dicono che ancora tutto sia possibile, anche se c'è la probabilità che venga Ragnik è alta, ma tutto sia ancora possibile. O si continua con Pioli nel segno della continuità, come molti auspicano, ma ci sono anche altri che auspicano questa seconda soluzione, si vada con Ragnik. Ma se arriva Ragnik, Ragnik ha le sue idee, la sua filosofia. Pioli ha le sue idee, la sua filosofia. Avere un direttore sportivo, che poi cosa viene a fare il direttore sportivo a scegliere i giocatori da dare a Pioli, che magari ha una visione diversa, e poi Pioli deve trovarsi dietro una figura importante, ma anche, e scusate la rima, ingombrante, non esiste. Sarebbe l'ennesima situazione con catene di comando poco chiare, con situazioni confuse, quindi io sono totalmente contrario, ma sono abbastanza tranquillo perché mi dicono ipotesi priva di fondamento. Chi si inventa un Pioli? Vorrebbe tenere Pioli perché sta facendo bene, però Ragnik lo affascina un po'. No, o uno o l'altro si prende una decisione. Ci auguriamo che venga presa la decisione per il bene del Milan e che porti risultati al nostro caro Milan. Un'altra cosa che mi è stata smentita: a me piacerebbe dare notizie, ma dato che arrivano notizie di vario genere, quando vado anche a verificare quelle, si era parlato anche di una penale che il Milan dovrebbe pagare, addirittura di un paio di milioni di euro a Ragnik nel caso venga confermato Pioli e Ragnik non venga. Mi dicono che anche questa non esiste per un motivo, e lì è facilmente comprensibile da me e da tutti voi. La penale è se tu firmi qualcosa. Tu firmi qualcosa, poi succede qualcosa e si va e c'è la penale da una parte o dall'altra. Ma dato che ribadiscono tutti, e qui ci credo, che non ci sia alcun contratto firmato con Ragnik, credo proprio che questa notizia, questo rumor circa una penale che il Milan dovrebbe pagare nel caso di mancato arrivo di Ragnik, anche questa sia priva di fondamento. Adesso bisognerà capire cosa vuole la società. Se la società, mi dicono, non seguire gli uomini, ma pensa alle filosofie. Se per caso la proprietà, anche se a me sembra improbabile, ritenga che il lavoro di Pioli vada verso quella linea strategica e di filosofia che il Milan vuole per il suo futuro, beh, allora terrà Pioli. Se ritiene che con Ragnik le idee di Ragnik siano più vicine all'idea attuale della proprietà, arriverà Ragnik. Questo è molto chiaro. Io continuo a dire che, pur non essendo nessun contratto, nessun precontratto, nessuna firma, ormai le voci che mi arrivano parlano di una alta probabilità che arrivi Ragnik. Ma, sempre dalla proprietà, mi continuano a dire: se volete dirlo, ditelo. Se volete dirlo, ditelo. Ma attenzione, perché ogni decisione non è stata presa. E ieri mi è arrivata una frase emblematica. Seguitela bene. Sceglieremo quello che ci dà le chance migliori. Migliori per le nostre idee, per le nostre strategie.
sceglieremo quello che ci dà le chance migliori. Quindi per tenere ancora tutto ancora abbastanza vago. Questa è la situazione reale di oggi. Io credo che alla fine verrà Ragnik, questo è il mio pensiero per le notizie che ho avuto. La proprietà su questo punto però è molto ferma, è molto ferma. Certo, ci sono probabilità, i contatti ci sono stati, ma tutto è ancora possibile. Io riporto a voi quello che dico, vi ho detto quello che penso io riguardo l'arrivo di Ragnik. Poi vedremo se poi arriverà o meno. Giusto che arrivi Ragnik e sia interrotto il lavoro di Pioli? Questo adesso è un argomento che tratteremo un'altra volta, ma è l'argomento focale di questo momento storico del Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.